Buonasera, cara Scibetta. La situazione attuale dell'impianto di GPL che dovrà essere messo nella zona di Punta Colombi all'entrata del porto commerciale di Chioggia si scontra con la realtà portuale, con il traffico portuale che abbiamo attualmente. In questo momento qua che c'è un calo di traffico, noi riteniamo che un traffico di merci pericolose non può certamente avvenire a 300 metri dalle abitazioni, assolutamente, anche perché l'impatto di una nave gasiera da 3.000 tonnellate può creare un'onda d'urto che copre 1.200 metri minimo. Quindi le case che si trovano a 350 metri sul ponte del Musichiere verrebbero spazzate via immediatamente. Quindi riteniamo che non sia una cosa idonea per la città di Chioggia e per il porto di Chioggia. Questa è la situazione che quindi inoltre precluderebbe l'utilizzo di una nuova banchina commerciale che verrà costruita in un prossimo futuro. Quindi opera tutto contro il porto di Chioggia, aggravando di costi portuali il traffico di Chioggia che sicuramente non ne ha bisogno attualmente con la situazione di crisi che si trova. Grazie.